mancare soprattutto nella sessione finale delle giornate di Berlinoro un qualche riferimento a questa stagione di grande rilevanza in questo momento in Italia, e cioè la implementazione della recente legge di riforma organica del terzo settore. Come sappiamo, la legge è stata definitivamente approvata nel maggio scorso. Ora il governo, che ha affidato la delega al sottosegretario Luigi Gigi Bobba, ha il compito di stendere i cosiddetti decreti legislativi. Allora, per dirla in battuta, bisogna assolutamente vegliare e prestare attenzione perché non succeda che nel processo nel quale si stabiliscono le regole specifiche di attuazione dei principi guida incorporati nella legge di riforma, che come ho ricordato è stata approvata nel maggio scorso, si introducono elementi che di fatto o nullificano oppure ritardano o riducono la potenza innovatrice di quella legge di riforma. Come da tanti ormai è stato detto, si tratta di una riforma molto importante, perché sicuramente è la prima del genere in Italia in 70 anni dal secondo dopoguerra. Fino ad ora non c'era mai stata una riforma organica dell'intero mondo del terzo settore. Ecco, allora bisogna evitare da un lato lungaggine e dall'altro che non si ripeta l'errore che era stato fatto a suo tempo nel 2006, questo è solo un esempio, quando venne approvata la legge sull'impresa sociale. E la legge del 2006 introdusse la figura giuridica dell'impresa sociale, ma venne calibrata in maniera tale da renderne di fatto impossibile l'attuazione, e i fatti ce ne hanno dato ampia conferma. Ho motivo però di ritenere, conoscendo le capacità e le virtù civili del sottosegretario Bobba, che questo non avvenga, anche perché molto saggiamente il sottosegretario Bobba ha creato gruppi di lavoro che su tematiche specifiche, quelle del volontariato, del servizio civile, dell'impresa sociale e delle fondazioni, questi sono i grossi capitoli della legge di riforma, concorreranno assieme ai soggetti deputati alla stesura materiale e all'approvazione definitiva dei decreti legislativi medesimi. In ogni caso, un atteggiamento di prudenza, che letteralmente vuol dire guardare avanti, guardare in lontananza, non va comunque raccomandato e perseguito.